Gli abiti indossati dalle due figure femminili sono tipici della nobiltà veneziana del XV secolo. Le donne siedono in un terrazzo giocando pigramente con animali e uccelli. Il tema del dipinto non è chiaro. Il titolo è stato attribuito nell'Ottocento e probabilmente si tratta di una parte di un pannello più ampio nel cui contesto e significato sarebbe stato più comprensibile. Carpaccio aveva uno stile diretto, ma non così realistico come quello di alcuni suoi contemporanei fiorentini, e all'armonioso intellettualismo diffuso a Firenze preferiva una pittura narrativa ricca di elementi pittoreschi. I colori brillanti hanno tutto il fascino e le vibrazioni tipiche della pittura del Rinascimento veneziano. Lavorò probabilmente con Gentile Bellini e, come lui, utilizzò spesso soggetti storici e religiosi per narrare la vita quotidiana dei veneziani del tempo.